comunicando, comunicando. Buonasera a tutti amici di Volonbrite, siamo di nuovo qua all'ultima serata dei dialoghi sulla salute 2018 in compagnia di Paola Isabello, psicologa, psicoterapeuta e referente di Aria per la cooperativa Terzo Tempo. Volevamo chiederti perché secondo te è importante che una realtà come Aria abbia uno spazio all'interno di un evento come questo? Ma secondo me è fondamentale che Aria abbia uno spazio all'interno di questa manifestazione, perché si parla di salute e Aria è uno dei luoghi cittadini deputato proprio ad occuparsi della salute, nello specifico della salute degli adolescenti. Ed è molto importante che la città abbia un occhio particolare nei confronti dei giovani, perché in fondo sarà banale e scontato, però i giovani sono un po' il nostro futuro, no? E gli adolescenti, essendo in questo particolare periodo della loro vita, dove oscillano, no? Un po' ancora tra il bisogno di far parte della famiglia e la voglia invece di diventare indipendenti, di costruire il proprio posto nel mondo, di trovarlo, si trovano ad affrontare molte sfide, no? Che possono essere sfide quotidiane, un po' che hanno a che fare con le normali, no? Sfide, ma anche con molti rischi, no? Possono venire a contatto con molti rischi e quindi è giusto parlare di salute nel periodo dell'adolescenza, in qualche modo per informare, no? No. D'accordissimo. Ultimo ma non ultimo, che cosa fai per la tua salute? Bene, per la mia salute, vabbè, io faccio un sacco di sport, quindi mi piace fare molti sport, mi piace viaggiare quando posso, mi piace passare il mio tempo libero all'aria aperta, stare con le persone. E vabbè, direi che è già sufficiente, poi tante altre cose, ma direi sì. Ti invidio molto. Grazie. Va bene, allora alla prossima. Intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando.